Buongiorno e buon venerdì 30 agosto, ormai anche agosto è volato via, fra un po' ci sarà da cambiare il calendario. E volevo tornare a ieri, al 29 agosto, il giorno dei sorteggi, quando non c'è il Milan, è sempre un giorno triste. Volevo approfondire l'argomento Milan senza l'urna, Milan lontano dalle urne della Champions League. Poi, in serata la notizia di una tragedia vera, quella è una tragedia vera. La morte della figlia di Luis Enrique, allenatore della nazionale, ex allenatore della nazionale spagnola, una bambina, Chiana, di 9 anni, morta per un tumore osseo, ha colpito tutti questa tragedia. Abbiamo capito perché ha lasciato la nazionale lo scorso giugno. Un messaggio accorato alla sua bimba. E allora il sorteggio, no? Il sorteggio sono niente, niente rispetto a questo dolore che ha colpito tutti, visto che lo conosciamo tutti, Luis Enrique, che è stato anche allenatore qui in Italia. Parlando ancora, ma in modo più soffuso e sommesso, diciamo che l'indiscrezione che vedeva Bonaventura, l'indiscrezione di 2 giorni fa, partire titolare almeno nelle partitelle di Milanello, dovrebbe avere la conferma domani alle ore 18, arbitro signor Abisso in Milan-Brescia. Dovrebbe essere lui a partire dal primo minuto, quindi con Piontek Suso in un albero di Natale che diventerà presto o durante la partita o durante le azioni un 4-3-3, con Suso a destra, con Bonaventura appunto a sinistra. Quindi potrebbe essere questo uno dei grandi acquisti, potrebbe essere lui il grande acquisto di questa estate, che vede passare velocemente, vorticosamente, nomi, nomi, nomi. Ieri sera Everton. Poi ancora James Rodriguez, poi ancora un eventuale ritorno di Correa, perché ieri sera sempre la voce che in prestito, perché ieri Zanetti durante il sorteggio aveva detto Icardi potrebbe essere anche tutto in prestito, ora si riaffaccia l'ipotesi fra le voci di ieri che io vi riferisco, quella dell'Atletico Madrid, ecco che allora potrebbe esserci uno spazio a maggior ragione per l'uscita di Correa. Quindi ieri si potrebbe riparlare di Correa, ma si parla di Everton, si parla ancora di James Rodriguez, ma queste voci non hanno trovato alcuna conferma. Alcuna conferma. Poi non so cosa succederà, ma queste voci alcuna conferma. Quindi attendiamo ancora. Vorremmo capire poi nelle prossime ore, ma chiudo qua, non vado oltre, proprio per rispetto a Luis Enrique, colpito da una grandissima tragedia. Se vi è piaciuto questo video, mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegato.